Nick Lauda è stato un mio amico grande, vero, da 50 anni. Nick Lauda è stato campione del mondo, è stato un pilota che ha vinto tanto, prima con noi e poi con la McLaren, che è entrato nella storia della Ferrari. Con lui ho dei ricordi meravigliosi, in alcuni momenti più belli della mia vita. Uno fra tantissimi, quando vinse nel 75 il campionato del mondo a Monza davanti ai tifosi italiani dopo 12 anni di astinenza. Nicky era un uomo certe volte anche scomodo, ma sempre diretto, leale. Io mi ricordo che andai ad Hof in Austria alla sua casa dopo il terribile incidente del Nürburgring. E pensate, era un incidente in cui tutti, perfino i medici, pensavano che non ce l'avrebbe fatta sopravvivere. Non solo ce l'ha fatta con grande forza d'animo, non solo non è stato mai nemmeno lontanamente complessato da aver cambiato molti connotati dopo l'incidente, ma pensate, un mese e mezzo dopo è tornato in pista a Monza e mi ricordo che quando si mise il casco prima di entrare nei box, dal sottotuta bianco usciva del rosso perché c'erano ancora le ferite fresche e usciva il sangue. Era un uomo vero, un uomo coraggioso e un amico di 50 anni, mi mancherà moltissimo. Concludiamo con la nostra consueta campagna umanitaria. Per il 20% dei bambini malati di cancro le terapie tradizionali non funzionano, aiutaci a proporre i farmaci cellulari che possono salvarli. 45520